là. Ma che a volte da quando manco l'ultimo sforzo, poi domani chissà, chissà. E intanto gira e va. Signore e signori, buonasera. Le immagini che vedete vi giungono da Lucca, Piazza Santa Maria, dove tra poco prenderà il via con l'organizzazione del pedale Lucchese Poli una manifestazione cicloturistica non competitiva denominata Omaggio di Lucca a Fausto Coppi, sulla distanza di 255 chilometri che unirà Lucca a Castellania. Questa manifestazione, fortemente voluta oltre che dal pedale Lucchese Poli, dal comune di Lucca e dalla provincia di Lucca, vuole essere un omaggio a 50 anni dalla morte della città di Lucca e della sua provincia in onore di Fausto Coppi. A questo proposito, prima del via, vogliamo dare la parola all'assessore della provincia Francesco Bambini, che è stato uno dei promotori di questa iniziativa. Siamo con Francesco Bambini, assessore della provincia di Lucca. La provincia di Lucca è stata fondamentale per questa manifestazione che, diciamo, ha voluto assieme al Poli in onore di Fausto Coppi. Mi sembra un bel riconoscimento sia a Coppi sia al legame che lo legava alla nostra provincia. Sì, noi abbiamo lavorato insieme a Poli per realizzare questa iniziativa perché la consideriamo molto importante nell'anniversario della morte di Coppi, per capirci. E abbiamo contribuito sia dal punto di vista economico sia nel ricercare altri sponsor che dassero una mano per la realizzazione della manifestazione. Poi è evidente che rispetto a tutto questo ha influito anche il fatto che io stesso in passato ho fatto questa, diciamo, corsa insieme al Poli e ci tenevo quindi che potesse essere realizzata di nuovo. Come mai quest'anno non è presente in veste di atleta? Per diversi motivi, vari problemi sia di lavoro che di salute, ma comunque ho fatto il possibile perché la corsa potesse essere realizzata e ci tengo a essere qui alla partenza. Sappiamo anche che assieme a Poli state studiando qualcosa, tipo una mostra fotografica per, diciamo, per i prossimi mesi. Ci può anticipare già qualcosa? Sì, ci abbiamo già lavorato, abbiamo ipotizzato anche il periodo in cui potrebbe essere realizzata. Non si tratterebbe soltanto di una mostra fotografica, ma di una mostra in cui pensiamo di portare biciclette e altro materiale che ci ricordi praticamente l'epoca del campionissimo. L'obiettivo è quella di poterla realizzare nel mese di settembre. Allora, tornando all'ecomatleta, diciamo la prossima volta la rivedremo in bicicletta? Sì, la prossima volta ci tengo a esserci anch'io. Grazie, buongiorno. Buongiorno. Ed ora, mentre i concorrenti stanno per prendere il via, vediamo Sergio Fiorini che fa parte della giuria, abbiamo visto Francesco Bambini dare il via. Voglio ricordare che sono 35 i concorrenti che prendono il via, tra loro ci sono degli atleti che normalmente non gareggiano, non sono tesserati e che per l'occasione hanno usufruito della tessera giornaliera che fa la Federazione Ciclistica Italiana per poter partecipare a una manifestazione di questo genere. Voglio ricordarli proprio tutti i 35, questi atleti che, ripeto, dovranno affrontare la distanza di 255 chilometri, una distanza impegnativa che prevede varie asperità che poi andremo a seguire man mano che la manifestazione si svolgerà, però ripeto, è il momento a questo punto di ricordarli tutti e 35: Bacci Bruno, Bacci Gabriele, Bonini Riccardo, Giovannetti Marco, Ricciardi Damiano, Giusti Umberto, Rughini Luciano, Puccetti Laura, unica partecipante femminile, Paladini Arnaldo,
Fanucchi Amato, Bianchini Paolo, Guadagni Marco, Paterni Pietro, Rossini Lido, Gianni Francesco, De Canini Nicola, Puccetti Claudio, Santucci Paolo, Lanci Giulio, Casseri Giuseppe, Villa Simone, Cipriani Giuseppe, Ceccatelli Mario, Bandoni Amedeo, Girolami Dario, Vannucci Angelo, Raghianti Alessandro, Rossi Maurizio, Diriccio Maurizio, Ciucci Marco, poi due atleti provenienti dall'Olanda, Van Zuliken Wout e Van Zuliket Ron, Vivarelli Aldo, Scatena Emilio e Raghianti Endro. Dicevo, 35 sono i concorrenti che hanno preso il via a questa manifestazione. È una manifestazione non competitiva, però ricordiamo sono 255 i chilometri da percorrere. Tra l'altro questi concorrenti dovranno mantenere una certa media, perché 255 chilometri sono tanti e pertanto è stata stabilita una media oraria di passaggio per questa competizione. Ecco, dobbiamo dire che organizzare una competizione del genere è stato veramente molto laborioso per il pedale Lucchese Poli, organizzare una manifestazione di questo genere, perché dovevano essere attraversate tre regioni, cinque province, ma soprattutto una quarantina di comuni, quindi veramente un'opera molto molto laboriosa. Dobbiamo dire che in questo gli organizzatori sono stati veramente agevolati dalle forze dell'ordine. Avete visto pochi minuti fa il passaggio in vetta alla salita di Montemagno. Ebbene, per fare un esempio, i vigili urbani del comune di Camaiore, che gli atleti hanno appena iniziato ad attraversare, hanno accompagnato gli atleti lungo tutto il passaggio nel comune. Quindi veramente una grande collaborazione da parte di tutte le forze dell'ordine per questa manifestazione. Dicevo prima che sono state attraversate tre regioni, esattamente la Toscana, la Liguria e il Piemonte, e cinque province, oltre alla provincia di Lucca, la provincia di Massa Carrara, la provincia di La Spezia, la provincia di Genova e la provincia di Alessandria, e una quarantina di comuni. Quindi veramente sappiamo che Pierluigi Poli, perché tra l'altro vediamo proprio inquadrato in questo momento, ha lavorato moltissimo, sono vari mesi che è impegnato nell'organizzazione di questa manifestazione, però dobbiamo anche dire che ormai ne ha una notevole esperienza, perché non è la prima volta che organizza questa manifestazione cicloturistica. La prima volta avvenne nel 1980, proprio la Lucca Castellania, che fu ripetuta nel 1984, poi nel 2000, quando erano 40 anni dalla morte di Fausto Coppi, poi quest'anno a 50 anni nel 2010. Oltre a queste manifestazioni vogliamo anche ricordare, proprio organizzate dal pedale Lucchese Poli, quella dell'81, che portò i concorrenti da Lucca, partecipanti più che concorrenti, da Lucca a Roma, proprio in piazza San Pietro. Nell'82 quella che andò da Lucca a Sotto il Monte in ricordo di Papa Giovanni XXIII, e nel 2004 la manifestazione che unì Bartali a Coppi, cioè si partì da Ponte Aema e si arrivò a Castellania. Quindi veramente questa una lunga esperienza in questo tipo di manifestazioni, che ha fatto sì che veramente quella che vedete ora si sta svolgendo nell'edizione 2010 veramente avesse avuto tutti i crismi dal punto di vista organizzativo per ottenere un ottimo risultato. Ricordavo anche le varie asperità che i concorrenti hanno dovuto superare. Dopo quella del Montemagno, non certo difficile, che è stata affrontata dopo 20 km, ci sarà il passo del Bracco dopo 116 km e il passo della Sconferra dopo 165 km. Gli organizzatori hanno previsto, come vedete, un gruppo compatto, hanno un'andatura attorno ai 27 orari,
per tutti i concorrenti fino all'inizio della salita del Passo del Bracco. Poi i concorrenti potranno andare in base alla loro velocità, in base al loro grado di preparazione, affrontare la salita del Passo del Bracco, quindi ognuno l'affronterà alla velocità che ritiene più opportuna, e poi a Sestri Levante ci sarà il raggruppamento con il primo rifornimento. Ecco, per queste manifestazioni, per questa manifestazione in particolare, sono stati previsti due rifornimenti. Il primo al chilometro 132 proprio a Sestri Levante e il secondo a Casella dopo 200 chilometri. In questa occasione i concorrenti, i partecipanti, come vedrete, si fermeranno, ci sarà la possibilità di un ristoro. La sosta è prevista attorno ai 30 minuti, quindi ci sarà una sosta in questa occasione, ci sarà un nuovo raggruppamento e di qui la partenza per il secondo tratto. Voglio anche ricordare che il ritorno avverrà in pullman, e a questo proposito, oltre a coloro che partecipano in bicicletta, ci sono degli sportivi che, proprio per essere presenti a Castellania alla tomba di Fausto Coppi e del fratello, a cui renderanno onore i partecipanti, hanno voluto prendere parte a questa manifestazione in pullman. L'autista del pullman fa sì che questi signori possano vedere in vari punti i concorrenti passare, e poi li aspetteranno a Sesti Levante per il primo passaggio, per il primo rifornimento, scusate. La stessa cosa avverrà poi nel secondo tratto. Quindi, ripeto, questo omaggio a Fausto Coppi viene portato da Lucca non solo a livello di partecipanti, di atleti partecipanti, ma anche a livello proprio di sportivi che hanno voluto essere presenti a questo omaggio che Lucca ha voluto fare a Fausto Coppi in occasione del 50° anniversario della morte. Questa manifestazione, ricordavo prima, è stata voluta fortemente dal Comune di Lucca e dalla Provincia di Lucca. Però gli organizzatori, per poterla allestire, perché dobbiamo dire che ha richiesto veramente un notevole impegno, oltre che organizzativo anche economico, hanno potuto contare sull'apporto della Fondazione della Banca del Monte di Lucca, della ditta Bianchi Biciclette, del Banco Desio Toscana, della ditta Comet, della ditta Eudania e della Cantina del 13. Queste aziende, soprattutto queste ultime tre, hanno collaborato al ristoro degli atleti, hanno fatto sì che ai punti di rifornimento questi partecipanti fossero accuditi e fosse preparato loro un rifornimento idoneo per poter affrontare la parte successiva del percorso. Ripeto, in queste immagini siamo lungo la salita del Passo del Bracco, vedete, a questo punto gli atleti si sono distanziati, ciascuno procede secondo le proprie possibilità e secondo i propri desideri, quindi ognuno fa il proprio ritmo. Li vedete passare ora in questo tratto e successivamente, ripeto, ci sarà al termine della discesa a Sesti Levante il raduno di tutti i partecipanti, quindi ci sarà il punto di ritrovo. Vediamo intanto Giuseppe Cipriani, che tra l'altro è un atleta che è abituato alle gran fondo, tra l'altro in varie competizioni ha conseguito anche lo scorso anno la maglia di leader delle classifiche, quindi un atleta veramente allenato e preparato, che si è impegnato lungo la salita del Bracco, in vetta alla quale è transitato per primo, ma a Sesti Levante si fermerà e qui ci sarà, ripeto, il punto di ritrovo, il primo rifornimento, dove tutti i concorrenti si raduneranno nuovamente e poi dopo un giusto momento di riposo, un momento in cui avranno modo di rifocillarsi, qualcuno avrà modo anche di cambiare la maglia, di fare tutti i vari servizi, quelli che tiene opportuno, per poi affrontare la seconda parte dove i concorrenti dovranno superare il Passo della Scofferra. Avete visto anche dalle immagini di poco fa, vedete anche in questo caso i carabinieri, cioè veramente un servizio molto accurato. Dobbiamo dire che Pierluigi Poli, assieme ai suoi collaboratori, ha veramente fatto in modo di sollecitare la collaborazione dei vari enti, delle varie polizie,
dei vigili urbani, dei carabinieri, per cui veramente, ripeto, come ha detto un concorrente proprio in occasione del primo rifornimento, i partecipanti avevano l'impressione non di essere una manifestazione cicloturistica, ma di essere veramente assistiti come se partecipassero a una tappa del Giro d'Italia. Ecco, questo credo che sia stato il modo migliore e il riconoscimento migliore che gli organizzatori hanno avuto per l'impegno che hanno profuso da vari mesi per la riuscita di questa manifestazione, che ripeto è stata fortemente voluta oltre che dal pedale Lucchese Poli, dal comune di Lucca e dalla provincia di Lucca, che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione, ma ripeto, oltre questi sponsor, chiamiamoli così, istituzionali, il pedale Lucchese Poli ha potuto contare anche sulla collaborazione della Cicli Bianchi, della Fondazione della Banca del Monte di Lucca e sul Banco Desio Toscano. Intanto ora con le nostre immagini siamo al primo rifornimento, ci troviamo a Sesti Levante. Qui il comune di Sesti Levante ha messo a disposizione i locali che sono serviti per il rifornimento e intanto, mentre tutti gli atleti stanno arrivando, sentiamo le impressioni dopo 130 chilometri. Ed ora siamo al rifornimento di Sesti Levante. Sentiamo un po' le impressioni, le prime impressioni dopo questa prima parte. Sentiamo, partiamo dal senatore. Allora, te sei il senatore Alessandro Ragghianti, perché le hai fatte tutte. Com'è andato fino ad oggi? L'ho fatta tutto e l'ho fatta anche bene, l'ho fatta anche bene. Ora mi fai parlare con la mambocca, non è neanche educazione. È andata benino, via, devo dire. Non ho dato neanche tanta fatica, stavo bene. Ho fatto la preparazione al Giro d'Italia con i colombiani e forse ora ne sto traendo i frutti. Ora vedremo sulla scoffera, ma col caldo io non vado un granché. Allora, in cima alla salita sei arrivato anche con questo amico qui dietro, presentacelo, come mai non tirava mai? Amato aveva gli ordini dai suoi capitani di non tirare nemmeno un metro, che ti devo dire? Allora, come mai non hai mai tirato? Ma io avevo l'ordine di stare sulla ruota di Alessandro, di controllarla. Com'è andato Alessandro? Forte, ma forte veramente, non credevo. Dopo 10 giorni di distanza, per me non è stato fermo 10 giorni. È stato con i colombiani davvero ritiro? È stato un ritiro senz'altro con i colombiani, perché andava troppo forte in salita. Ed ora passiamo a Arnaldo Paladini. Allora Arnaldo, è più difficile fare l'attore o fare il ciclista? Io penso che è più difficile fare il ciclista, perché ci vuole avere della forza nelle gambe e nella testa. Invece fare l'attore, fare 2 o 3 battute. Se ti vengono bene fai subito successo, se ti vengono male si mette un toppino. A quando la prossima sceneggiata o scena? La prossima sceneggiata penso che con l'anno nuovo, c'è 2 o 3 produzioni a Lucca e si guarda di essere partecipante. Passiamo ora a Ragghianti, conosciuto meglio come Bartali. Oggi il fratello ti ha dato veramente le paghe. Va meglio quando si mangia che in bicicletta. Ma meglio a mangiare. Ma oggi tuo fratello ti ha dato veramente le paghe? È stata un'altura, sentito? È stata un'altura, è stata le case con colombiani. Con colombiani. Ha trovato le pasticche buone, c'ha l'ovino con le pasticche dentro, hai visto? Tanto la passiamo a sentire un po' le altre impressioni. Allora, siamo con Angelo Vannucci. Allora, com'è andata questa primissima parte di Gran Fondo? Beh, per me è andata bene abbastanza. È stato un po' duro al principio perché si andava troppo forte, però dopo mi sono ripreso e sono arrivato bene. Quindi una bella esperienza per il momento. Sì, certamente, spero di arrivare fino in fondo. Marco Giovannetti, com'è andato non tanto la prima parte di gara, ma il rifornimento, tutto bene? Benissimo, organizzato tutto bene, anzi troppo mangiato, sono veramente... Come ti sei trovato in questi primi chilometri? Organizzato tutto bene, veramente. Complimenti al Poli, complimenti a tutti, perché questi qui meglio che di una Gran Fondo agli incroci tutti chiusi, perfetto veramente. E come chilometri in questi primi 130 chilometri? Non li sento neanche. Meglio. Allora, sentiamo da lui l'impressione. Allora, bella, una bella esperienza. Purtroppo mi manca l'allenamento, anche se è una cicloturistica, sono chilometri tanti, una bella distanza e c'è da durare tanta fatica, tanta.
quindi diciamo la seconda parte cerchiamo di affrontarla anche un po' più con calma, perché mi sembra stata anche molto forte questa prova. Sì. So che siamo in anticipo sulla tabella di marcia, comunque pur essendo la cicloturistica siamo andati forte. Non solo atleti, abbiamo qui anche il dottor Aghianti, che questa volta non è nelle vesti di ciclista. Ricordiamo l'altra volta purtroppo ci fu una caduta che gli procurò una frattura, però sei voluto venire lo stesso. Sono voluto lo stesso perché è una bellissima cosa, mi è sempre piaciuta molto. Ne ho fatte due, l'ho fatta anche nel 2000 e nel 2000 è andata bene. Nel 2004 purtroppo c'è stato quell'inconveniente che mi ha procurato dei guai abbastanza importanti. Però non sono voluto mancare nemmeno questa volta. In bicicletta ci vado ancora ovviamente, ma non faccio più le cose che facevo prima, ecco. E ripeto, sono stato io a offrirmi volontario al Poli perché ci tenevo a tornare da queste parti. Allora siamo con Paolo Bianchini e poi con Beppone, lui è con Cipriano Giuseppe e Beppone. Allora, è più famoso lui che il sindaco di Lucca. Se si candida tutti lo votano a Lucca. Allora, com'è andata questa prima parte? Ho visto dopo piuttosto soddisfatti di questi primi chilometri. Sì, benissimo, bella l'organizzazione, bello il percorso, bello il tempo, bello tutto, bella la compagnia. Di più non si poteva chiedere. Allora, invece, diciamo, quello che in questa prima parte è andato più forte di tutti, è staccato tutti sul bracco, è Giuseppe Cipriani. Mi sembra che a livello di risultato sia andato veramente forte. Sì, la salita è il mio pane, quindi mi esprimo in salita e ho dato il massimo e ce l'ho fatta arrivare primo, sono contento, però è stato tutta da Lucca la partenza fino ad ora, è stato tutto bello e organizzato bene dal Poli e da tutti i componenti dell'organizzazione. E sono le cose più belle che ci possono essere nel ciclismo, queste manifestazioni. Ascolta, le stacchi anche tutti sulla scofferra. Ma ora si guarda, no, se il mio capitano mi lascia chi è il tuo capitano? Carta bianca. Chi è il tuo capitano? Amedeo. Allora andiamo a trovare Amedeo. Andiamo a trovare Amedeo, vieni via. Allora siamo con Bandoni. Allora Giuseppe ha detto se tu gli dai l'autorizzazione a staccare tutti anche sulla scoperta. Per forza, Beppone è il numero uno. Poi bisogna che si prenda come gregario Paolino. E niente, e io faccio la coda. controlli il dietro perché nessuno si sta. Sì, controllo la ragazza così almeno sono buona compagnia. Ottimo. Come ti sei trovato in questi primi chilometri? Bene. Ho pochi chilometri, ma insomma, mi risparmio. Maurizio Rossi, come ti sei trovato te? Bene, via, veramente bene. Bella la gomma è fatta, ma veramente una bella passeggiata. Insieme agli altri. Avevi una buona preparazione? Hai una buona preparazione? No, non ho una buona preparazione. Comunque così a passeggiata ci si fa andare a stare insieme agli altri, via. Ti aspettavi che fosse più difficile? No, va bene, così va bene, via. Sono contento così. Laura Puccetti, l'unica partecipante femminile. Avevi tanti dubbi, ma mi sembra che ora tu sia molto più tranquilla in occasione del primo rifornimento. Almeno il primo ci sono arrivata. Questa cioè, già la soddisfazione di arrivare qui ce l'ho avuta. Sono contenta. Spero di arrivare in fondo, come rappresentante del comitato provinciale di Lucca, cioè per me sarebbe quasi un obbligo. No. A parte tutti gli scherzi, diciamo, mi sembra che nella parte pianeggiante sei stata tranquillamente in gruppo, sì. E in salita forse hai avuto un po' paura a spendere troppe energie, però non hai avuto problemi. No, penso che ne spenderò poco anche in quest'altra di salite, voglio arrivare tranquilla là, essere proprio sicura al 100%. Ed ora si parte per il secondo tratto, da Sesti Levante a Casella. Siamo al chilometro 132 e il secondo rifornimento è previsto al chilometro 200. E, ripeto, siamo alla Gran Fondo cicloturistica non competitiva da Lucca a Castellania, organizzata dal pedale Lucchese Poli come omaggio di Lucca a Fausto Coppi. Questa manifestazione voluta oltre che dal pedale lucchese, dal comune, dalla provincia di Lucca, che si svolge sulla distanza di 255 km. I partecipanti, avete visto, si sono fermati a Sesti Levante per il primo ristoro ed ora lungo la via Aurelia si stanno portando verso Chiavari, da dove poi inizieranno il lungo tratto che dopo una prima parte non impegnativa li porterà in vetta al passo della scofferra. Sono 35 partecipanti a questa Lucca Castellania, fra loro ci sono sì degli atleti che gareggiano, diciamo,
quasi settimanalmente, ma ci sono anche alcuni che diciamo non solo non gareggiano, ma fanno soltanto delle lunghe passeggiate in bicicletta. Comunque dobbiamo dire che si sono comportati benissimo in questa prima parte della manifestazione, l'andatura è stata veramente sostenuta anche più di quanto gli organizzatori avevano previsto, ma in occasione della prima sosta a Sesti Levante è stato fatto un po' di recupero di tempo, in quanto questa manifestazione ha dei tempi di passaggio ben chiari, previsti dagli organizzatori, e che diciamo i vari comuni e le varie province attraversate avevano accettato come passaggio. Quindi, ripeto, hanno cercato tutti gli organizzatori di rallentare anche un po' questi concorrenti, diciamo abbastanza baldanzosi in questi primi 140 chilometri. Ora vedremo come si comporteranno nella seconda parte, però ripeto, tutti presenti, tutti e 35 sono arrivati qui con le loro forze, non c'è stato nessun aiuto esterno da parte né degli organizzatori né richiesto da parte dei partecipanti, e dobbiamo dire anche il lavoro di Sergio Fiorini della giuria è stato veramente in questo agevolato. Ora vediamo che stiamo affrontando con Arnaldo Paladini la parte in salita che porta i concorrenti al passo della Scofferra. Ecco, vediamo ora anche Ragghianti, anche qui come in occasione del primo passaggio sul passo del Bracco, gli organizzatori appena iniziata la salita hanno dato la possibilità ai partecipanti di continuare ciascuno in base alle proprie forze e alla propria capacità, e quindi li vedete abbastanza distanziati l'uno dall'altro anche in questa salita che porta in vetta al passo della Scofferra. A proposito di organizzazione, dobbiamo dire che proprio in vetta alla Scofferra Pierluigi Poli e i suoi collaboratori hanno dovuto affrontare un inatteso imprevisto con la strada bloccata in vetta che non permetteva il passaggio degli atleti che avrebbero dovuto affrontare una galleria in cima alla salita della Scofferra, ma si sono attivati prontamente, tra l'altro vedete proprio in questo momento le immagini, ed hanno deviato dal percorso originario senza creare alcun disguido. Vedete proprio questa deviazione che i partecipanti hanno dovuto affrontare, però ripeto con prontezza veramente e con grande esperienza, visto che gli organizzatori avevano mandato in avanscoperta lungo il percorso dei loro collaboratori, hanno fatto in modo che i concorrenti non si dovessero fermare, non ci fossero inconvenienti particolari, e quindi soltanto la manifestazione è stata allungata di un paio di chilometri perché, ripeto, i partecipanti hanno dovuto passare lungo il vecchio percorso, entrare proprio dentro il paese di Scofferra per poi ritornare sul vecchio percorso. Quindi veramente un imprevisto superato con grande brillantezza dagli organizzatori che si sono dimostrati in questa fase veramente, veramente brillanti. Intanto ora i concorrenti hanno terminato la salita della Scofferra ed ora si porteranno, dopo una lunga discesa, a Casella. Siamo al chilometro 200 di corsa e qui ci sarà il secondo rifornimento previsto. Anche la salita della Scofferra ha creato una notevole selezione tra i partecipanti, però dobbiamo dire anche qui a onore del vero che tutti sono riusciti ad arrivare in vetta alla salita con le proprie forze, e qui un applauso particolare a Laura Puccetti, perché veramente questa partecipante femminile si è dimostrata veramente forte, soprattutto ha dimostrato una grande caparbietà, una grande volontà, voleva e desiderava arrivare con le proprie forze in fondo a questa Lucca Castellania, e a questo punto, dopo aver superato la salita della Scofferra, credo che veramente per lei le maggiori difficoltà sono superate e certamente riuscirà ad arrivare al termine di questa manifestazione. Tornando alla manifestazione, agli organizzatori, voglio ricordare che
questa Lucca Castellania è stata voluta dal comune della provincia di Lucca per ricordare, è stato un omaggio che Lucca voleva fare a Fausto Coppi. Fra le varie ipotesi che erano state prospettate, quella di fare questa gran fondo non competitiva è stata quella che è sembrata la più giusta e la più idonea proprio per ricordare il legame che Lucca ha avuto con Fausto Coppi. A questo proposito proprio Pierluigi Poli ha numerose immagini del campionissimo in occasione dei suoi vari viaggi e in occasione delle manifestazioni a cui ha partecipato proprio a Lucca, e a questo proposito la provincia di Lucca e il comune di Lucca hanno pensato anche all'eventualità di fare una mostra fotografica. Su quello ci stanno ancora lavorando, però sicuramente il legame che univa Lucca a Fausto Coppi è stato portato avanti con questa manifestazione di cui vedete le immagini, e che ha fatto sì che questi 35 partecipanti partiti da Lucca dopo 255 chilometri arrivassero a Castellania, il paese natale del campionissimo, che si trova in provincia di Alessandria. Tanto vedete i partecipanti impegnati in questo tratto in discesa, ormai è superata la salita della Scoffera, ci saranno circa 15 chilometri di discesa prima che i concorrenti arrivino a Casella, dove gli organizzatori hanno previsto il secondo punto di ristoro. Anche qui tutti i partecipanti si fermeranno, ci sarà una sosta di circa 30 minuti, il pullman che ho ricordato prima segue i partecipanti, è già lì sul posto in attesa dell'arrivo dei concorrenti, e mentre vedete ancora queste immagini nella parte in discesa di questi ultimi concorrenti, passiamo alle interviste del secondo rifornimento. Oltre ai concorrenti ci sono anche degli sportivi che sono venuti col pullman. Allora, come sta andando la gita? Molto bene, è la prima volta che faccio una gita con corridori ciclisti davanti, ho visto altre gare sportive, cioè dietro o davanti, noi siamo davanti ai corridori, sì. È una bella giornata, proprio bellissima sotto tutti gli aspetti. Grazie, allora sentiamo anche la signora. Organizzata bene, mi piace, è la prima volta che assisto a queste cose, a me è piaciuta. Passa bene la giornata e vedo molti sportivi molto bravi, forzuti. Grazie, allora andiamo avanti. Sentiamo anche le signore che collaborano qui a ristoro. Allora... Benissimo, siamo state tutte bene, vi è andato, funzionato tutto benissimo. I corridori sono perfetti, sempre... Anticipano sulla tabella di marcia, così va tempo anche a preparare. Allora c'è dei problemi anche... Allora, c'è per tutti. Ma troppo veloci i corridori. Per tutti. Fiorini, oggi sei responsabile della giuria. Sì. Mi sembra che una giornata tranquillissima. Tranquillissima, bellissima, una bella manifestazione, tutto bello. Quindi possiamo stare tranquilli fino all'arrivo, procede regolare. Tutto procede regolare. E ora siamo col dottor Fabio Garibaldi che ha curato questi atleti durante questa manifestazione. Sembra veramente tutto tranquillo. Ma non hanno bisogno di cure, sono dei grandi atleti, per cui la mia presenza qui è solo rappresentativa. Però dobbiamo dire che il dottor Garibaldi è un appassionato di ciclismo, segue le corse, prevalentemente il Giro della Toscana femminile, no? Faccio ormai da 3 anni il medico ufficiale del Giro femminile della Toscana. Quando ero giovane andavo in bicicletta, ormai sono finito, per cui mi limito a guardare quelli che vanno in bicicletta. Oggi abbiamo fatto delle strade che sono adatte anche ai motociclisti. Sappiamo che è un grande appassionato di moto, allora almeno da quel punto di vista ha vissuto anche una giornata particolare. Sì, di rosicamento, diciamo, perché passare in macchina sul passo del Bracco, vedere i colleghi motociclisti che vanno, è un pochettino di invidia, sì, l'ho provata, sono sincero. Allora, diciamo, l'assistenza in moto è stata curata dalla Moto Guzzi di Prato, un lavoro impegnativo anche perché sono strade che non normalmente sconosciute, quindi non è come fare una corsa normale.
vero per noi, la prima volta si fa questa corsa, comunque è stata una bellissima esperienza, organizzata benissimo, divertente anche, devo dire, molto divertente. Diciamo anche impegnativa comunque. Certo, impegnativa senz'altro. Ma tenere così tanti atleti che poi diciamo abbiamo visto in salita si sono suddivisi in tanti gruppetti è stato anche un lavoro in più. Sì, lavoro in più sì, però ci siamo organizzati bene, non c'è problemi. Grazie. Una prova superata, bellissimo. Grazie. Grazie. Abbiamo l'autista del Pullman che ci ha assistito, i concorrenti e soprattutto coloro che gli sportivi che hanno voluto seguire questa manifestazione. Diciamo che ha cercato in tutti i modi di fargli vedere tutti i punti nevralgici della corsa. Ci sei provato, dove sei potuto arrivare l'abbiamo fatto, dove non sei potuto arrivare siamo venuti ai posti di ristoro, sono tutti contenti e felici, anche i corridori erano contenti, vedevano il pullman, è lì, sono lì, erano entusiasti anche loro, tutto bene, via. Ancora pochi chilometri, poi ci sarà il ritorno, ma credo soprattutto sarà un bel momento quello che arriveremo a Castellania, quando arriveremo a Castellania. Quello sarà bello, sì, ora noi anzi andiamo via prima perché andiamo lassù, che aspettiamo, prepariamo il tutto per quando arrivano. Va bene, allora buon lavoro. Grazie a voi. Ed ora, dopo il secondo rifornimento, i partecipanti si apprestano ad affrontare gli ultimi 55 chilometri che li porteranno a Castellania. Siamo in località Casella, siamo ancora in provincia di Genova, tra poco lasceremo la provincia di Genova per inoltrarci in quella di Alessandria, l'ultima provincia attraversata in questa Lucca-Castellania. Ricordo, siamo partiti da Lucca, abbiamo attraversato le province di Massa Carrara, di La Spezia, di Genova e tra poco, ripeto, lasceremo la provincia di Genova e ci porteremo in provincia di Alessandria. I concorrenti sono partiti alle 6.30 del mattino, l'arrivo era previsto attorno alle 17.10. Dobbiamo dire che gli organizzatori hanno fatto in modo che i concorrenti mantenessero un ritmo costante di gara come previsto, però nonostante questo le salite sono state superate diciamo, veramente in maniera molto brillante, quindi i concorrenti, i partecipanti termineranno probabilmente, visto che l'ultimo rifornimento, quello che abbiamo lasciato da pochi minuti, è stato leggermente anticipato, quindi ripeto, arriveranno con un certo vantaggio rispetto alla tabella di marcia prevista di 28 km orari. Intanto avete visto dalle nostre immagini del cameraman Daniele Ciampi, tra l'altro voglio ricordare che la moto è stata guidata da Giuliano Pellegrini, un impegno notevole anche per il nostro cameraman e per il nostro motociclista per superare questi 255 chilometri. Ripeto, ormai abbiamo lasciato la provincia di Genova, ci stiamo inoltrando in quella di Alessandria, dove quando arriveremo in località Villa Alvernia svolteremo a destra per raggiungere Castellania. Castellania è il paese natale di Fausto Coppi, un paese che diciamo è ancora rimasto per molti versi quello che era quando Coppi ha vissuto e il cui ricordo sinceramente è sempre vivo, anche in queste immagini di Fausto Coppi, proprio quando i partecipanti stanno per affrontare la salita finale. Visto che ormai ci stiamo avvicinando al termine, vogliamo, ci sembra giusto ricordare tutti i nomi dei 35 partecipanti che veramente sono stati veramente tutti brillanti, tutti hanno dato il massimo per arrivare in fondo a questa manifestazione. Quindi li voglio ricordare nuovamente e voglio fare loro un applauso anche a nome degli organizzatori per il modo in cui si sono comportati e per il modo in cui hanno affrontato questo lungo percorso. Quindi li voglio ricordare, Bacci Bruno, Bacci Gabriele, Bonini Riccardo, Giovannetti Marco, Ricciardi Damiano, Giusti Umberto, Rughini Luciano, Puccetti Laura, Paladini Arnaldo, Fanucchi Amato, Bianchini Paolo, Guadagni Marco, Paterni Pietro, Rossini Lido, Gianni Francesco, De Canini Nicola, Puccetti Claudio, Santucci Paolo, Lanci Giulio, Casseri Giuseppe, Villa Simone, Cipriani Giuseppe, Ceccatelli Mario, Bandoni Amedeo, Girolami Dario, Vannucci Angelo, Raghianti Alessandro, Rossi Maurizio,
Di Riccio, Maurizio, Ciucci, Marco, poi due olandesi, Van Zuliken, Wout e Van Zuliken, Ron, Vivarelli, Aldo, Scatene, Emilio e Ragghianti, Endro. Tra loro, ricordavo prima, ci sono atleti diciamo, che gareggiano abitualmente, ma ci sono anche molti partecipanti che diciamo, sono solo amanti della bicicletta e in questa occasione hanno dimostrato veramente di esserlo, perché hanno affrontato questa lunghissima competizione, l'hanno affrontata veramente da sportivi, veramente dobbiamo dire che abbiamo assistito a una bella giornata di sport organizzata e a questo punto, visto che siamo ormai agli ultimi chilometri, possiamo dirlo veramente in maniera impeccabile dal pedale Lucchese Poli, guidato da Pierluigi Poli, che ancora una volta ha saputo dimostrare le sue grandi doti organizzative, la capacità di mettere insieme non tanto i partecipanti quanto tutti coloro che hanno collaborato alla riuscita di manifestazione. Dal punto di vista organizzativo i due rifornimenti sono stati portati avanti in maniera veramente impeccabile. Abbiamo visto tra l'altro al seguito, come avete potuto sentire anche dalle interviste, il medico, l'ambulanza, i motociclisti, come avviene normalmente per le corse competitive. Quindi veramente un meccanismo e un'organizzazione che ha impegnato molte persone, però veramente ne valeva la pena. Crediamo che Lucca Sportiva abbia dato in questa occasione una bella immagine di sé. Credo che meglio forse non sarebbe stato possibile fare, come hanno riconosciuto non solo i partecipanti ma anche tutti coloro che hanno visto passare nelle varie province, nei vari comuni e nei vari territori questi concorrenti. Ormai siamo lungo la salita finale che porta a Castellania. Come vedete la parte finale gli organizzatori l'hanno prevista tutti assieme, quindi sono tutti assieme i concorrenti, mentre sulle altre salite ciascuno procedeva con la propria velocità e secondo il proprio ritmo. Qui si è fatto in modo che tutti arrivassero compatti per rendere omaggio alla tomba dove sono sepolti Fausto Coppi e il fratello Serse. Dobbiamo dire che vediamo tutti i partecipanti ormai sono agli ultimi chilometri, la stanchezza sicuramente è tanta, però è più la voglia, il desiderio di arrivare alla meta di Castellania che, diciamo, che la fatica che i concorrenti hanno affrontato in questi 255 chilometri. Ed ora ormai siamo nell'ultimissimo tratto, dopo un inizio di salita finale abbastanza impegnativo, poi la strada spiana leggermente prima di arrivare poi al centro di Castellania. E ormai mentre stanno scorrendo le ultime immagini voglio ricordare nuovamente che se questa manifestazione ha avuto luogo è merito in particolare della provincia di Lucca e del comune di Lucca, che hanno fortemente voluto questa manifestazione, e per merito degli sponsor, dalla Bianchi Biciclette, alla Fondazione Banca del Monte di Lucca, al Banco Desio Toscana, alla ditta Comet, la ditta Eudania e la ditta Cantine del 13, che hanno collaborato e sono state determinanti per la riuscita di questa manifestazione non competitiva che si è svolta sulla distanza di 255 chilometri e ha portato i partecipanti da Lucca al paese natale di Fausto Coppi a Castellania in provincia dell'Alessandria, dopo un percorso che ripeto è stato di 255 chilometri con le impegnative salite del Passo del Bracco e Passo della Scoffera. Ed ora siamo proprio agli ultimi chilometri, alle ultime pedalate che i concorrenti stanno affrontando prima di giungere ripeto alla tomba di Fausto Coppi, a cui questa manifestazione è dedicata e che sicuramente è il modo migliore per i ciclisti di rendere omaggio a questo campione che a 50 anni dalla sua morte fa ancora parlare tanto di sé. Ricordiamo, è morto il 6 gennaio del 1960, quest'anno
ricorre il 50° anniversario della sua morte, e avete visto poco fa Pierluigi Poli del pedale Lucchese Poli che ha organizzato questa manifestazione, che ha fortemente voluto questa manifestazione, e crediamo che questo sia stato veramente e sia veramente il modo migliore di ricordare il campionissimo, che nonostante siano passati ormai 50 anni dalla morte, sembra da quello che dal modo come viene ricordato e da come si parla di lui, che non sia che pochi anni da quando ci ha lasciato. Vedete, ormai siamo all'ultimo bivio, l'ultima deviazione, ormai i concorrenti affrontano le ultime centinaia di metri che li separano da Castellania, e dopo questo brevissimo tratto di discesa, ecco, stiamo entrando proprio in Castellania in questo momento. I concorrenti, i partecipanti sono preceduti di qualche metro da Claudio Puccetti e da Laura Puccetti. Li vediamo, che vedete questo atleta diversamente abile che è arrivato a percorso di 255 chilometri, alle sue spalle Laura Puccetti, l'unica partecipante femminile, e proprio in questo momento stiamo arrivando davanti alla tomba dove è sepolto il campionissimo Fausto Coppi e il fratello Serse. Vediamo, proprio in questo momento siamo arrivati in fondo, c'è anche assieme a loro il piccolo Nicola che si unisce ai partecipanti, ha voluto anche lui essere presente, quindi vediamo Nicola che arriva assieme ai partecipanti, ed ora siamo ormai al termine di questa manifestazione, di questa Lucca Castellania. Vedete, coloro che sono arrivati in pullman che applaudono i partecipanti. Ormai siamo al termine di questa manifestazione. Tra poco ci sarà la deposizione di un mazzo di fiori da parte degli organizzatori e da parte di tutti i partecipanti alla tomba del campionissimo e del fratello. Sono stati affrontati e superati veramente con grande spirito sportivo i 255 chilometri che separano Lucca da Castellania. Veramente un grandissimo applauso a tutti i partecipanti. Ancora una volta dobbiamo rendere onore a questi concorrenti per quello che sono stati capaci di fare, ed ora ormai siamo con le immagini davanti al mausoleo di Fausto Coppi e del fratello Serse, che si trova qui a Castellania. Vedete i concorrenti abbastanza stanchi, e sicuramente stanchi per i tanti chilometri percorsi. Anche qui un punto di ristoro allestito da parte degli organizzatori, che dobbiamo ricordare ancora una volta hanno veramente messo in campo tutta la loro esperienza e tutta la loro capacità per fare in modo che tutto si svolgesse in maniera perfetta. E a questo punto passiamo alle interviste che abbiamo realizzato. Allora siamo con il sindaco di Castellania, signor Sergio Vallenzona. Allora, questa manifestazione è ancora una volta il modo di rendere onore alla famiglia Coppi, e nativa, che ha vissuto qui a Castellania e per cui Castellania è ricordata. Sì, diciamo quest'anno va bene, sono i 50 anni della mancanza che Fausto è mancato, ed è un anno un po' particolare, però il ricordo di Fausto è sempre vivo nella gente, e soprattutto quello che fa piacere è vivo nei giovani, perché si vedono tanti ragazzi, tanti giovani che vengono e sono interessati. Abbiamo la fortuna di riavere qui in paese la figlia Marina, che ha con suo figlio ha aperto un'azienda agricola, per cui insomma la tradizione si riporta avanti, i Coppi sono ritornati a Castellania, e diciamo i tifosi sono sempre qui, gli amici che sono ancora tanti sono sempre qui, e voi ne siete una dimostrazione. Siamo con Piero Coppi, cugino di Fausto, ancora una volta siamo venuti qui per questa manifestazione organizzata dal Poli. Credo che ormai il legame che unisce Lucca a Castellania e alla famiglia Coppi sia, credo, un qualcosa di solido. È altro che di solido, perché io da quando l'ho conosciuto Pierluigi siamo sempre stati amici, sono venuto a casa sua diverse volte, anche con Milano, e quando c'è stato il campionato del mondo che ha vinto il Re Leone
Cipollini, e praticamente abbiamo fatto la fotografia con la maglia da campione del mondo di Fausto, ho fatto gli auguri a Cipollini, difatti poi ha vinto il campionato del mondo, questo mi ha fatto molto ma molto piacere, perché c'era una mostra lì fuori Lucca. Quest'anno sono 50 anni dalla morte di Fausto, credo che la dimostrazione che tanti sportivi, tanti tifosi ancora di Fausto siano venuti qui a Castellania, credo che sia un qualcosa che fa piacere, no? Fa più che piacere, a distanza di 50 anni appunto, il 50esimo si ricordano ancora più di prima. Qua è sempre un via e vai, sembra un santuario, perché tanti lo chiamano il santuario, vengono qua, fanno la sua visita e poi se ne vanno. E questo fa... Io ero sindaco prima, adesso non sono più sindaco, c'è la nuova amministrazione che è partita molto bene e speriamo che continui, perché... Questo adesso poi hanno fatto il Borgo Castellania, non so se avete visto quelle case che stanno costruendo lì sotto, e sarà l'avvenire di Castellania, lo penso e lo spero, perché Castellania ha bisogno di quello, perché siamo 86 adesso, se andiamo ancora indietro un po' non c'è più nessuno. Noi invece ci auguriamo di venire qui magari tra 10 anni a festeggiare 60 anni, a ricordare 60 anni della morte di Fausto, e che magari qui ci sia ancora più gente di quanto ne abbiamo visto questa volta. Ma lo spero anch'io, speriamo di essere ancora in salute, anche perché adesso tra l'altro io non sono più in comune e curo i miei cugini lì, finché il Padre Eterno mi darà vita io sarò lì a curare i miei cugini, e questo mi fa molto ma molto piacere, e il Poli è sempre un nostro amico. Siamo con Gianfranco Battaglia, presidente del Comitato Provinciale di Lucca, che ha voluto essere presente, nonostante diciamo la distanza dalla città di Lucca, a questa Lucca Castellania. Credo un qualcosa di particolare in onore di Fausto Coppi, organizzato dal Poli, ma che sinceramente valeva la pena esserci. No? Ma guarda, partiamo dal presupposto che io da ragazzo ero un grande tifoso di Coppi. Questo mi è rimasto nel cuore, nelle radiocroniche di Mario Ferretti, malgrado sia passato 60 anni, sempre in mente. Poi mi sembrava doveroso anche, ecco, c'ero stato nel 2000 come giudice, no? Mi sembrava anche doveroso, per l'impegno profuso dal Poli, per la Lucchese Poli, con tutte le equipe, insomma, per venire qua su con 255 chilometri, con una quarantina di persone, insomma è un'impresa difficile, ecco, la testimonianza anche del Comitato Provinciale significativa, dico, e penso che sia stata una bella giornata di sport, anche se gli atleti sono molto stanchi. Mi devo complimentare soprattutto anche con la mia segretaria. Giusto. Del Comitato Provinciale, l'unica donna, non Cocciuto, non è mai voluta scendere di bicicletta, insomma, ecco, questo è difficile descriverlo, no? Io capisco che tutti questi partecipanti, qualcuno persino aveva anche 70 anni, insomma è stata una grande soddisfazione essere in mezzo a loro, sia pure diciamo in macchina, però insomma in mezzo a loro, ecco, ho voluto testimoniare, ecco, semplicemente così, anche portando al sindaco un ricordo a nome delle società lucchesi. E a questo punto sentiamo da Pierluigi Poli, che ha organizzato questa manifestazione, e tutti sono soddisfatti, ma te come organizzatore sei soddisfatto? Sì, noi quando si arriva alla sera che tutto è andato bene siamo soddisfatti, insomma il nostro compito è quello di far sì che il tutto si svolga nel migliore dei modi, e questo oggi è successo, sia anche perché abbiamo avuto dei collaboratori validi, perché insomma gestire un gruppo di 35 corridori per 260 km col traffico aperto, insomma non è facile, però ho avuto collaboratori validi. Gli stessi atleti sono dimostrati maturi e tutto è filato bene, tutto è filato direi alla perfezione. Dobbiamo dire anche l'inconveniente che abbiamo trovato, un'interruzione stradale, ma credo che l'abbiamo superata veramente alla grande, no? Sì, noi avevamo una mano scoperta, un gruppo di collaboratori che eventualmente segnalavano problemi, e infatti così è stato, abbiamo provveduto subito, i corridori si sono forse neanche reso conto che avevamo cambiato un pezzettino di strada, ma poi devo ringraziare anche le forze dell'ordine che specialmente i carabinieri in quasi tutti i comuni ci hanno aiutato, insomma veramente direi che è stata una giornata positiva. E a proposito di ringraziamenti, io bisogna che ringrazi anche l'amministrazione provinciale di Lucca,
che ci ha dato un contributo decisivo per l'effettuazione della manifestazione, perché altrimenti non sarebbe potuta fare. Però anche la fondazione della Banca del Monte, la ditta Comet, l'Eudania, il Vini 13, la ditta Bianchi, Biciclette, hanno tutti collaborato in maniera decisiva, perché altrimenti una manifestazione così non si può mettere insieme. A questo punto, dopo tanti collaboratori, tanti sponsor, credo che un buon merito va anche al pedale Lucchese Poli, perché veramente non era facile gestire un percorso del genere e, ripeto, arrivare da Lucca a Castellania con l'attraversamento di tante province, tanti comuni e addirittura tre regioni. Io purtroppo sono vecchio, e sono allenato a queste cose, perché io nell'81 ho portato 45 persone a Roma in bicicletta, no? Insomma, e ho superato ostacoli di vario genere, tutti siamo arrivati in Piazza San Pietro scortati dalla polizia romana e nel migliore dei modi, no? Qua da Coppi siamo venuti altre tre volte, una volta siamo partiti da Ponta Ema, diciamo che abbiamo per dire seriamente una certa esperienza su questo tipo di manifestazioni, il che ci permette di andare abbastanza a colpo sicuro. E un'altra idea di qualche altra manifestazione del genere negli anni futuri? Ma qui bisogna un po' vedere, tutti, anche prima, anche gli atleti mi dicevano va ripetuta, sì, bisogna pensarci un attimo, perché comporta mesi e mesi di preparazione, comporta un impegno non indifferente, perciò insomma non possiamo annunciare così una cosa, la cui organizzazione va senz'altro ponderata, ma qualcosa abbiamo sempre fatto, qualcosa tireremo fuori. ROX, un nome breve per camminare più a lungo. ROX, un nome breve per volare sempre più in alto.